E ora dedichiamo questo articolo che riguarda la ex corteggiatrice di Uomini e Donne Noemi Baratto. Sicuramente ricorderete che ha partecipato all'ultima edizione del programma di Maria De Filippi dove è uscita col tronista Matteo Fioravanti. Una scelta che in molti giudicarono improvvisa e anticipata, ma evidentemente Matteo Fioravanti era molto invaghito di lei e quindi decise di anticipare e di molto i tempi. Purtroppo la loro storia fuori da Uomini e Donne è durata veramente pochissimo. I due, fra gli impegni di lui e lei che aveva gli esami universitari, riuscivano a vedersi veramente molto poco e alla fine, dopo circa un mese, si sono lasciati definitivamente. Dopo questo Noemi Baratto è comunque diventata veramente molto popolare sui social, dove come su Instagram ha ben 154.000 followers. Successo che le ha partito però anche molte critiche da parte degli haters che non le perdonano veramente nulla. Come peraltro capita veramente molto spesso a tutte le star del web e Noemi come tale non fa eccezione. Noemi Baratto replica alla cattiveria delle haters. Noemi Baratto, ex corteggiatrice del programma Uomini e Donne di Maria De Filippi. Ma la ragazza partenopea verace dal temperamento caliente si è stancata di leggere sul suo conto sempre queste cattiverie. E quindi ha deciso che è arrivato il momento di replicare. Onestamente mi sono rotta. Sono piena, persone di ogni fascia d'età con cattiveria che supera addirittura i litri di sangue corporei. Ma io mi chiedo, nel 2022 il vostro cervello non si è evoluto? Non fate esperienze che vi fanno crescere e avere consapevolezza di molte cose e di come si vive. E continua sempre la stessa ex corteggiatrice di Uomini e Donne di Maria De Filippi dicendo che l'unica cosa da pensare è che siete consapevoli della vostra vita di me ... oppure la vostra mente non è neanche capace a riconoscere ciò data la piccolezza. Avete rotto. A volte ho anche il timore di leggere commenti e messaggi per paura di rimanerci male, ma credo di averci fatto l'abitudine. Mi fate pena con tutto il rispetto. Non so come la pensiate voi, ma secondo la sottoscritta ha ragionissima.